Sibilla perché ci ha dato subito, diciamo, il taglio tematico e quelle che sono le caratteristiche di questa stagione. Cioè, l'Unaria Levante si propone come un momento di aggregazione forte del territorio del Levante, che come conoscete benissimo, perché conoscete la realtà cittadina, è stato per anni scoperto da attività culturali a carattere continuativo. Questa è l'idea forte che è stata sottesa, diciamo, sotterranea a questo progetto. Il progetto che si sviluppa già con, devo dire, una certa fatica, comunque da 5 anni, questo è il 5º anno di programmazione. L'obiettivo è quello di mettere il più in rete possibile tutti i referenti culturali, ecco, del territorio, e giustamente arriva il referente del territorio responsabile, il presidente del municipio Levante, al quale do subito la parola per iniziare un attimo a parlare. Infatti, dicevo, la sinergia con tutti gli agenti del culturale del territorio è condizione prioritaria per la nostra esistenza e il nostro radicamento proprio. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso del ritardo e in secondo luogo mi fa piacere che questa sera di segnali continui e che veda, diciamo così, sponsorizzata e pubblicizzata qui a Palazzo Ducale, segno anche dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Si tratta di un'iniziativa che riguarda il nostro territorio, quindi noi vorremmo che si espandesse e, se possibile, migliorasse i propri contenuti, diciamo, nel corso degli anni. Il nostro impegno è quello di cercare sempre di rivitalizzare la cultura nelle Lande, sempre in, diciamo, in accordo con l'assessore Sibilla, che si sta dimostrando molto sensibile alle tematiche culturali dei territori, dei vari territori che compongono Genova, e vorremmo anche che nel corso del nostro ciclo amministrativo si possa realizzare una struttura pubblica in modo da dare maggiore significato alla cultura